al Cirignano di Aversa la quinta corsa, il premio Vittorio Sepe, in ricordo di un personaggio indimenticato dell'Ippica Campana. Di mestiere faceva lo starter ed era una persona veramente per bene. Sono in 10 al via. Si chiudono le ali e Cecilia Jett da Chitto prende il comando su Clown Regal a largo Dragone Gual. Cecilia Jett ha assunto l'iniziativa, va immediatamente in decelerazione. 215 secchi. Cecilia Jett, Clown Regal con ai fianchi Dragone Gual. Poi Dionisio in seconda pariglia. Si è riuscito a liberare Cosmos del Ronco per puntare in avanti, aggira diversi avversari. Nel frattempo Cecilia Jett si è permessa un quarto in 30 e mezzo. Adesso arriva Cosmos del Ronco e la leader è costretta a cambiare marcia. 600 ultimati in 45-3. Match sulla carta, match in pista. Cecilia Jett davanti e Cosmos a girarle di fuori. Spettatore interessato, Clown Regal in seconda posizione alla corda. Poi Conte Filmont lungo i paletti, guadagna qualche posizione. Primo giro in 59-8. Cosmos del Ronco appariglia Cecilia Jett, chilometri in 1,14,7. Cosmos sopravanza all'avversaria, passa all'allievo di Antonio Simioli a 400 dalla conclusione, prende anche il largo con una frazione in 13,8, 1,28,5, 3 quarti di miglio. Fuga per la vittoria di Cosmos del Ronco. Clown Regal abbandona la posizione allo steccato e sopravanza Cecilia Jett in calo netto. Più dietro si fa notare Due Drop, retta d'arrivo con Cosmos del Ronco in chiaro vantaggio. Cosmos del Ronco, Clown Regal e Due Drop. 8-1-4 l'arrivo probabile d'ufficioso. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.13,6, decimo più decimo meno per l'ottimo rientro di Cosmos del Ronco, il castrone di 6 anni da Julius del Ronco e Pleiade in Ronco, ancora i Ronco in evidenza nel convegno, ancora due figli di Julius del Ronco, doppio a seguire, prima con Argo del Ronco, adesso Cosmos del Ronco, in questo caso per i colori del signor Francesco Felicello. Vincenzo Palumbo e Antonio Simioli ne seguono il training. Antonio Simioli era l'interprete.